Poi c'è il problema a monte, che è il problema di informare le persone, perché anche persone mediamente informate, quelle che in genere sanno tutto, magari non te lo esprimono in termini precisissimi, ma insomma sanno stare sul pezzo. Su questi referendum tantissime persone non sanno che si va a votare, non sanno per cosa si va a votare, e anche se sanno che si va a votare, credono che un domani la loro decisione, come purtroppo è avvenuto in tanti altri casi, sarà scavalcata dalla politica. Allora, due proposte anche per questo partito, perché poi non, a Portogruaro non si vede sempre un membro della segreteria nazionale. Prima cosa, teniamo noi come partito fede alla scelta ambientalista, ecologista che stiamo facendo in questo modo. E seconda cosa, bisogna mettere mano alla Rai TV, bisogna mettere mano al sistema di informazione pubblica, perché non esiste che in una democrazia occidentale, su momenti così delicati, i proponenti di una battaglia politica, giusta o sbagliata che sia, perché poi la giudicherà la storia, debbano essere costretti a costituirsi in esercito non violento, a cercare di convincere 40-35 milioni di votanti casa per casa. Cioè, a che cacchio serve la televisione pubblica? Cioè, mi sembrano come quei sindaci che non danno le sale del comune perché non gli va bene l'iniziativa che fanno. Ma tu ti devi esprimere solamente se è oneroso o se non è oneroso, se devono pagare o se non devono pagare, non se ti va bene l'iniziativa pubblica che fai. Allora, anche su questa cosa della Rai TV, cioè, guardiamoci negli occhi. Questo partito, anche su questa battaglia, deve ascoltare la sua base. Perché la Rai TV, che non è la Rai TV, ma è un ministero completamente indipendente, autonomo, che si rapporta in maniera assolutamente opportunistica con la politica, e che la politica non si gira dall'altra parte, ma il più delle volte ci sta al gioco. Questo diventa un problema per il futuro enorme, perché Berlusconi morirà, ma il sistema della radio televisione italiana, quello rimarrà, perché se una rete privata si mette in testa e fa una campagna per dire che il bianco non è bianco ma è arancione, a me sta bene perché non pago il canone. Ma nel momento in cui un sistema di informazione pubblica dovrebbe perlomeno garantire le posizioni di tutti, ora ce ne stiamo accorgendo perché chiaramente il livello di strumentalizzazione dell'informazione ha raggiunto delle vette che spero che non si ripresenteranno mai più nella storia dell'Italia. Però non bisogna dargliela vinta, perché lì è un ministero che si fa i conti in casa e continuerà, finanziato con i soldi del canone di tutti, a gestirsi e a rapportarsi con la politica in un modo che è assolutamente distorto. Per cui l'ultima lezione che questo partito deve prendere dal referendum è quello di riformare seriamente la radiotelevisione pubblica, senza svenderla ai privati, ma perlomeno introducendo dei sistemi di trasparenza e di controllo che devono essere approvati per rimanere. Quindi grazie Stella, quando vai a Roma lo dici, insomma. Grazie. Grazie.